Buongiorno signori e benvenuti in questo video aggiornamento. Immagino quanto possiate essere presi bene dal titolo di questo video, ma prima di iniziare a dirvi che cosa ho pensato in questa piccola settimana di vacanza che mi sono preso, ci tenevo, visto che l'occasione è quella giusta, a ringraziare tutti i nuovi iscritti. Nell'ultimo mese ne abbiamo fatti quasi 10.000. Mi fa molto piacere che abbiate ritenuto validi i miei contenuti e spero che questi numeri siano un trampolino di lancio e non un punto di arrivo. Quindi grazie a tutti quelli che sono venuti qui su YouTube e un particolare grazie anche a chi ha deciso di seguirmi su Twitch, visto che lì stiamo crescendo ancora di più se possibile. Detto questo, sono qui per aggiornarvi su un paio di questioni riguardanti il canale. La prima, forse la più fondamentale, è il cambio dell'orario di streaming, che non sarà più alle 14.30 ma alle 15, quindi mezz'ora dopo. Questo per far sì che voi abbiate più tempo al momento dell'uscita di un video di guardarlo senza dover perdervi un po' di streaming. Purtroppo non posso streamare la sera perché sarei molto meno libero nell'intrattenere e non posso andare generalmente molto oltre le 15 per varie questioni. Però spero che questo piccolo cambiamento possa permettere a voi di usufruire dei contenuti in maniera meno spasmodica. Quindi ragazzi, ci vediamo alle 15 quest'oggi dopo questo video, non solo su Twitch ma anche per iniziare la nuova serie che avete visto in miniatura e alle mie spalle, una Monotype coleottero a Pokémon Smeraldo in versione Nuzlocke. Le regole della Monotype, ragazzi, sono a prova di stupido. Occorre utilizzare Pokémon di un unico tipo, come dice il nome, nel nostro caso il tipo coleottero. Questa serie sarà trasmessa in streaming su Twitch ogni martedì, salvo imprevisto ovviamente, alle ore 15, e ogni giovedì alle ore 14 verranno ricaricati gli highlights su YouTube. Avete visto domenica un highlight preso da una live di Twitch insieme a Tia? Vi è piaciuto molto? È piaciuto anche a me l'esperimento e quindi voglio riproporlo con continuità. Questo soprattutto per una questione legata al mio estro creativo. Scrivere, pensare, editare un video richiede generalmente un impegno mentale, anche solo nel pensarlo, nello scriverlo in maniera originale, nel trovare nuovi modi di editarlo. E mi sono accorto, facendo un po' di esperimenti su me stesso, che realizzare due video a settimana, scritti, pensati, i miei classici video tradizionali, mette a dura prova la mia creatività, dandole dei tempi molto stretti e a volte inficiando la qualità del video. Mentre quando ho provato a caricare un video a settimana, magari più grande come progetto, devo dire che mi sono trovato molto più soddisfatto. Allo stesso tempo non volevo lasciarvi con un unico video a settimana, lo sapete forse anche meglio di me, caricare pochi video su YouTube equivale a crescere meno, e dunque ho pensato, dopo anni nei quali ho cercato di trovare delle soluzioni per inserire un format leggero nel canale, che gli highlight delle mie live di Twitch, visto che già impiego del tempo per streamarle, potrebbe essere una buona soluzione. Questi saranno i cambiamenti principali a cui assisterete su questo canale: l'inserimento degli highlight di Twitch e una leggera variazione dell'orario di streaming. Ma non è tutto. Ho deciso di portarvi una stream durante il weekend e quella stream sarà di domenica sera. Ci troveremo alle 21, questo orario poi vedrò se mi è congeniale e nel caso vi avviserò se lo cambierò o meno. In ogni caso, ogni settimana generalmente trovate nella sezione community un post nel quale vi annuncio la programmazione. Insomma, ci troveremo domenica sera in live per fare qualcosa generalmente staccato dal mondo Pokémon. Magari un talk, magari qualche partita su qualche gioco che mi interessa oltre a Pokémon. In generale su Twitch vorrei cominciare a inserire dei contenuti che esulino questo tema, pur rimanendo Pokémon centrale, perché di fatto è centrale nella mia vita videoludica. Ma ci sono tante chicchette che vorrei portarvi e mi piacerebbe condividerle con voi, anche se probabilmente avremo un calo di spettatori in questi contesti, ma onestamente mi importa il giusto. Per lo meno adesso, ragazzi, occorre sempre sperimentare sui social. Questo è anche un consiglio che do a chi inizia: sperimentate, non fossilizzatevi, perché probabilmente vi bruciate delle opportunità così. Insomma, penso di aver detto tutto. Cambio degli orari di streaming, inserimento del live domenicale, highlight di Twitch che verranno portati su YouTube. Ovviamente domenica su YouTube rimarrà il contenuto principale e anzi il mio obiettivo è quello di selezionare ancora di più i contenuti che vi porto sul canale e di curarli ancora meglio per proporvi ogni domenica un video di 20-30 minuti realizzato bene e che lasci il segno, magari più di altri video di 12-13 minuti che sono magari più filler, per così dire. Sembrerà un po' strano da dire, però penso che qualcuno potrebbe recepire la cosa un po' male. Non guardate di cattivo occhio il fatto che io stia utilizzando Twitch anche su YouTube,
tramite gli highlight. So che su YouTube c'è a volte dell'astio per quello che si fa su Twitch, perché Twitch sta portando via molti creators, e lo fa a ragione, Twitch funziona meglio attualmente. In questo caso parlo per me, non per gli altri creators, ma penso che questo discorso valga anche per molti di loro. Il fatto di essere su Twitch e il fatto di portare i contenuti su Twitch in una forma editata su YouTube a me serve per poter sviluppare meglio i contenuti che poi porterò su YouTube, che sono quelli a cui davvero tengo. Non che io non tenga le streaming, sia chiaro, ma diciamo che la realizzazione dei video la vedo più come una questione artistica e come un qualcosa che mi realizza di più. Quindi questo cambiamento non deve essere visto come un favoreggiamento di Twitch nei confronti di YouTube, ma al contrario, semmai deve essere visto come un modo per permettere a YouTube di essere ancora migliore e di aumentare ancora di più la qualità dei contenuti. Chiaramente ragazzi, questo è anche periodo di esami, quindi tutto quello che vi sto per dire potrebbe subire delle variazioni. Lo sapete, io sono qui su YouTube, ma non faccio solo YouTube, studio anche. Quindi insomma, come al solito, occhi alla community, perché se c'è qualche cambiamento, c'è qualche cambiamento, c'è poco da fare. Concludo con due belle notizie per voi. Ho tanti progetti per settembre, tante serie in mente, tante idee in mente, e per ora non voglio dirvi nulla perché sono dei progetti che vanno studiati per bene, e prima di annunciarli voglio avere qualcosa in mano che attualmente non ho. Probabilmente i sub di Twitch o gli abbonati di YouTube avranno delle piccole anticipazioni nei prossimi giorni. Ma vi voglio dire quali sono i due video che voglio far uscire nelle prossime due domeniche. Questa domenica uscirà, finalmente oserei dire, Tempo Capsula, serie che risale a prima del lockdown addirittura. Infatti l'ultimo episodio è ancora con il green screen che avevo nella vecchia postazione, che in realtà sarebbe quella nuova a livello teorico, e che per chi non la conoscesse si proponeva di andare ad esaminare l'evoluzione delle descrizioni del Pokédex di un determinato Pokémon, o in alcuni casi di una catena evolutiva. Per ora non vi dico quali saranno i protagonisti del prossimo episodio, ma sono due Pokémon che apprezzo particolarmente. Infine, visto che me lo state chiedendo in molti, e questo sarà un ottimo modo per vedere chi guarda i video fino alla fine e chi non li guarda fino alla fine, domenica 30 agosto, esami permettendo, dovrebbe uscire il riassunto di Pokémon Bianco Senza Evoluzioni, serie che penso conosciate tutti, che ho portato su Twitch, che è stata particolare e che non vedo l'ora di raccontarvi. Detto questo, io ho finito, non so quanto sia durato questo video, ma ci tenevo, tornato dalle vacanze, a darvi questi aggiornamenti perché, come vi dicevo, le vacanze sono servite anche per riordinare un po' la testa e iniziare a creare un qualcosa che sia più organizzato dal mio punto di vista soprattutto. Vi ricordo che alle 15 siamo online su Twitch con il primo appuntamento con la Monotype di Pokémon Smeraldo, e che giovedì dovrebbe uscire l'highlight dedicato alla prima stream. Giocheremo dalle 15 fino alle 17 per circa 2 orette, e poi dopo ci prepareremo perché alle 18 uscirà un direct di Nintendo riguardante i giochi indie, e vorrei guardarlo con voi perché oggettivamente ai giochi indie sono abbastanza interessato recentemente, quindi perché non guardarlo insieme. Quindi quella di oggi sarà una stream di circa 3 ore e mezza. Merita. Buona! Io vi aspetto su Twitch, spero che vi piaccia questa nuova serie e spero che queste informazioni vi abbiano fatto piacere. Commentate qui sotto con la vostra opinione come al solito. Noi ragazzi ci becchiamo giovedì con un prossimo video.